Bentornati a 5 Sense. Prima di iniziare, due cose. Innanzitutto, grazie per l'accoglienza che avete riscontrato alla prima puntata. Non me l'aspettavo, quindi veramente grazie di cuore. In secondo luogo, se avete idee o desideri per i protagonisti delle prossime puntate, scriveteli nei commenti. Cercherò di accontentarvi. Ma iniziamo. Oggi la puntata è bella ricca, tuffiamoci come dei pesci baleno. Oggi parliamo di lui, del deposito. Primo centesimo, il deposito e il suo creatore. Il deposito compare per la prima volta nella storia di Karl Marx del 1951, Paperino e la ghiacciata dei dollari. L'edificio presenta già la tipica fisionomia cubica, ma più che altro sembra un'enorme cassaforte. Lungo la storia, Paperone mostra ai nipoti per la prima volta una serie di peculiarità tipiche del deposito, dalle trappole alla piscina aurifera celeberrima che esaspera in qualche modo l'idea dei bagni nelle monete che Marx aveva già introdotto da qualche tempo. Alla fine di questa prima avventura, il deposito finisce distrutto per le conseguenze di un attacco dei bassotti, qui alla loro seconda apparizione. Quindi, ironicamente, il primo dell'infinita sequela di attacchi bassotteschi al deposito finisce con una vittoria dei malandrini. In realtà, per tutta la prima metà degli anni 50 vedremo pochissimo il deposito così, fiero sulla sua collina ammazzamotori. Il Paperone di Barks si muoverà ancora per un bel po' nei meravigliosi ambienti urbani creati proprio dal maestro dell'Oregon. Anche in capolavori quali La disfida dei dollari o La stella del polo, Paperone lavora in un ambiente internamente del tutto simile al deposito, ma collocato in pieno centro cittadino. Il deposito come ufficio e poi come abitazione stessa di Paperone, che abbandona la villa delle sue prime apparizioni, si imporrà dalla seconda metà degli anni 50. In particolare, in Zio Paperone e i Terremotari possiamo vederne la versione pressoché definitiva, con tanto di simbolo del dollaro, che era già stato abbozzato qualche anno prima in Paperino e l'Arcobaleno e in Zio Paperone e il Ratto del Ratto, ma su dei depositi ancora decisamente sperimentali. Secondo centesimo, la cupoletta. La cupola semisferica che completa così bene l'aspetto del deposito è un'invenzione italiana. Nelle versioni americane dell'edificio, infatti, il tetto è completamente piatto. Compare per la prima volta nella storia del 1965 Paperino e l'Aurite acuta di Rodolfo Cimino e Romano Scarpa. Il deposito con cupola si imporrà col tempo come versione nostrana definitiva, ulteriormente filtrata attraverso il tratto di Giorgio Cavazzano, che esaspera le linee tondeggianti delle pareti. Terzo centesimo, il trasformismo del deposito. Cupola o no, il nostro deposito è un cubo, un parallelepipedo forse meglio, ma nella sua gloriosa storia di decenni ha assunto le sembianze più incredibili e strane per via dei motivi più assurdi. Ho raccolto il maggior numero di forme diverse del deposito e vi ringrazio per quelle che mi avete suggerito sul nostro gruppo Facebook e ora cerco di farvele vedere. Regia, siamo pronti con le immagini? Via, allora, il deposito nella sua lunga storia è stato Tondo, tondo, tondo ma sospeso, piramidale, anche con due piramidi più o meno incastrate una sull'altra, subacqueo, fiorito, di nuovo fiorito ma insomma un po' più bello, erboso, gigantesco, poi il deposito è stato un dirigibile, un altro dirigibile più leviatanico. È stato un cilindro, un cono, un acquario, un enorme salvadanaio a forma di porcellino, questo progettato niente po' di meno che da Paperoga, un colosso semovente con le braccia meccaniche, una roulotte, un coso volante non meglio identificato, questo è stato persino di gomma da masticare, sotterraneo, è un enorme torrone. Basta? Basta. Quarto centesimo, l'interno. Dell'esterno direi che abbiamo detto abbastanza, ma dentro, posto che non esiste una versione unica degli ambienti interni del deposito, alcune stanze ci sono per forza, sempre. Dalla piscina aurifera alla stanza delle preoccupazioni. Come abbiamo già detto, ormai da tempo è assodato e dato per scontato che il deposito non è solo il quartier generale dello zione, ma è anche casa sua e quindi i suoi alloggi sono immancabili. Quel genio pazzo di Don Rosa nel 2001 ha realizzato una storia celebrativa proprio dei 50 anni del deposito, in cui tradendo il suo passato da ingegnere ci mostra i dettagliatissimi progetti dell'edificio datati maggio 1902. Vediamo la sezione di quasi tutti gli 11 piani del deposito, che si innalzano parallelamente alla gigantesca piscina di contante. La maggior parte dei piani è destinata a uffici, archivi di documenti o depositi di pietre e lingotti.
L'ultimo ospita l'alloggio privato di Paperone. Qui troviamo anche la sala dei trofei e la gabbia dei piccioni. Il penultimo invece è quello dell'ufficio di Paperone. Il dettaglio del Don si spinge fino alla posizione della numero 1, del cannone con cui accoglie gli ospiti e ovviamente della piattaforma da cui la vecchia tuba si getta tra il denaro. Sempre al decimo piano sono l'armeria, la biblioteca, la già citata stanza delle preoccupazioni e ovviamente la scrivania di Miss Paperet. C'è anche il progetto della botola di espulsione per ospiti indesiderati. E in quasi tutti i piani dell'edificio non mancano neppure i bagni, che in tutto sono 9, di cui 2 ad uso esclusivo del padrone di casa. Quinto centesimo. Gli altri depositi. Il deposito è come la settimana enigmistica, vanta innumerevoli tentativi di imitazione. A imitare la reggia di Paperone dei Paperoni sono essenzialmente i suoi rivali o i suoi ammiratori, spesso la cosa coincide. Rockerback, ad esempio, in una storia di una trentina di anni fa, si fa costruire un deposito sulla falsa riga dell'originale, ma chiaramente molto più lussuoso e fashion, e pivello spendaccione. Anche Filo Sgaga, ammiratore scalcagnato del più furbo dei furbi, ha il suo deposito. È minuscolo, probabilmente vuoto, e riporta sulla facciata il simbolo del centesimo. Sorge proprio ai piedi della collina Mazzamotori, di fronte al modello che vorrebbe invano imitare. Ma il più simile all'originale è il deposito di Cuor di Pietra, Fame d'Oro, che è in tutto e per tutto identico a quello di Paperone, proprio perché Cuor di Pietra è una sorta di suo gemello, ma malvagio. Sorge nella valle del Limpopo e compare per la prima volta insieme al suo proprietario, il zio Paperone e il torneo monetario. Sulla facciata invece del simbolo del dollaro c'è quello della sterlina sudafricana. In questo modo si viene a perdere il gioco di parole del deposito originale. Il simbolo del dollaro infatti è anche l'iniziale del suo proprietario, Scrooge. Ma d'altronde l'unicità di Paperone è proprio nei dettagli. Di Paperone ce n'è uno, e di deposito pure. E con questo anche la puntata di oggi è finita. Grazie mille per aver visto il video, ci vediamo alla prossima puntata. È identico a quello. È identico a quello. Proprio perché Cuor di Pietra è. Proprio perché. Stop, perché non mi ricordo. Secondo. No. Quel genio pazzo di Don Rosa nel 2001 ha. Genio pazzo di Don Rosa nel 2000. No, genio pazzo.